l'amore di tuo Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ringrazio il cuore che con il grande iniziale ci ha introdotto a questa celebrazione, dandoci uno spunto formidabile. Tutta bella si prende. Noi siamo qui per contemplare la presenza della Vergine, che in fondo è un riflesso della presenza di Dio. La lettera lunga, la storia, i mistici ci dicono che Dio è il Sole, la Vergine Maria è la Luna, che brilla e luce di Cristo. Preghiamo perché questa sera anche noi possiamo diventare così, come la Vergine Maria, e brillare di luce di Cristo, perché noi siamo chiamati a splendere con il nostro esempio, con la nostra testimonianza quotidiana, così come il Signore ci ha sognato. Allora per essere veri in questa celebrazione e accogliere la bellezza del figlio dell'uomo che si fa parola, pane, cibo, tutta per noi in questo momento, avviciniamoci ad andare e riconosciamo umilmente il nostro cammino. Amen.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Aleluya, aleluya, aleluya.
Probabilmente a volte è scosso
cos'è infame? Non è essere. Avete cercato la preghiera come un momento di verità, innanzitutto, con me stesso. Perché se abbiamo davanti a quella mascherina, ora sapendoci, la preghiera non funziona. Soltanto questo cambia il contro di Signore, che ci lasciamo mangiare, era come di mani, non è forse la stessa cosa. Avete mai avuto la percezione di quello che si fa nelle carte mentali, di non riuscire a relazionarci con l'altro, o perché non siamo in fondo definitivamente veri con l'altro, o perché sappiamo che l'altro non c'è, c'è o non c'è, non è vero.
sempre confortato dalla preghiera di tutta la comunità ecclesiale. Preghiamo. Per la nostra città e la nostra diocesi, attraversate la tensione e difficoltà, affinché trovi nella speranza cristiana la forza per rinascere, costruendo relazioni vere e feconde. Preghiamo. Per la nostra confraternita, per tutti i confratelli, i loro familiari e per tutti coloro che ci hanno preceduto nel servizio a questo sodalizio e che ora dormono il sonno della pace. Preghiamo. Per tutti coloro che soffrono a causa della guerra, in particolare per coloro che stanno subendo le conseguenze del conflitto russo-ucraino e israelo-palestinese, affinché trovi in Maria il conforto della mamma accogliente e tengano viva la speranza di pace. Preghiamo. Grazie.
per mezzo di cui gli angeli lodano la loro grandezza, la dominazione, la loro, le potenze, che vengono a loro. A te, diciamo, i cieli di cieli, che si erano uniti nella tua sostanza. Allora, allo stesso modo dopo aver cenato, presi il calice, di nuovo mi presi il calice, chiedendo ai suoi discepoli di Cristo, prendete questo calice di Cristo, che è una parola di eterna alleanza, per sapere di voi, la benedizione di Dio.
mistero della fede. Santa Caterina e Santo Pietro, San Severo e San Severino, e tutti i santi che ogni tempo tutto credo che Gesù Cristo offrire cantare la tua voce e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre e il potente e il Santo Spirito Santo, ogni nome e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dallo Spirito di Gesù e illuminato dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Thank you.
Padre, Figlio e Spirito